Iniziamo a leggere! Curioso come George, l'amico delfino. George ama andare in gita fuori città. Questo fine settimana, l'uomo dal cappello giallo sta portando George e il suo amico Marco al mare per andare a trovare la professoressa Wiseman. George è emozionato. Prendono addirittura un aereo speciale chiamato idrovolante che atterra sull'acqua. La professoressa Wiseman li sta aspettando con un gommone. George e Marco salgono a bordo e l'uomo e la professoressa li portano fino alla spiaggia. Ma George è curioso. Perché l'acqua è così bassa? Se sono tanto lontani dalla riva? E la bassa marea, spiega la professoressa. Qui c'è un banco di sabbia, cioè un cumulo di sabbia sotto la superficie dell'acqua. È stata la marea a formarlo. La gravità della luna attira l'acqua e la fa andare avanti e indietro. Ecco, questa è la marea. Quando raggiungono la riva, George e Marco sono sorpresi di trovare tante pozzanghere nella sabbia. Si chiamano pozze di marea, dice la professoressa Wiseman. Quando la marea si abbassa, lascia dietro di sé dei buchi nella sabbia. Nelle pozze di marea ci sono pesci, stelle marine e anemoni. George e Marco scavano alla ricerca delle vongole. Forse, se scavano abbastanza in profondità, troveranno un tesoro sepolto. Scavano e scavano, ma non trovano nulla. Potrebbero anche nascondere un tesoro tutto loro. Corrono in casa a prendere l'occorrente. Per fortuna le scimmie portano sempre un forziere quando vanno in gita. Marco decide di metterci dentro il suo oggetto preferito, una collana con un lupo d'argento. George e Marco tornano in spiaggia e scavano una buca. Poi ci mettono dentro il forziere e lo coprono di sabbia. Adesso hanno solo bisogno di un modo per ricordarsi dove è sepolto. George ha un'idea. Conta quanti passi ci sono dal terzo palo del molo al nascondiglio. Sono 5 passi giganti da scimmietta. Adesso che il tesoro è sistemato, è ora di andare a nuotare. Guarda, un delfino! Grida Marco. Lo sai che i delfini sembrano pesci, ma in realtà sono mammiferi? Respirano attraverso un foro sulla testa. George è sorpreso. Giusto, dice la professoressa Wiseman. Questo, in particolare, è amichevole. Di solito il suo branco si avvicina quando si alza la marea. Un branco è un gruppo di delfini che viaggia insieme in armonia. Sembra che voglia giocare, dice l'uomo. George e Marco non sono gli unici che hanno voglia di nuotare. Nuotare con un delfino è divertente. Si muove veloce e riesce a rimanere sott'acqua per tanto tempo, molto più di quanto George e Marco riescano a trattenere il respiro. Quando Marco perde la maschera sott'acqua, il delfino la trova.
I delfini sono bravissimi a trovare le cose. Usano un metodo chiamato sonar. Il delfino ha fatto dei suoni sott'acqua che sono rimbalzati sulla maschera e gli hanno fatto capire dove si trovava, dice la professoressa Wiseman. Marco ringrazia il delfino e tutti nuotano verso riva. Perché non camminiamo? Credevo che qui l'acqua fosse bassa, dice Marco. Prima lo era, ma la marea si è alzata mentre giocavamo. E adesso dobbiamo nuotare, spiega l'uomo dal cappello giallo. Quando raggiungono la spiaggia, Giorgio e Marco si accorgono di avere un bel problema. Adesso la marea è più alta e l'acqua ricopre buona parte della spiaggia, compreso il punto in cui è sepolto il tesoro. Non preoccupatevi, dice la professoressa. Fra circa 6 ore la marea si abbasserà di nuovo e troverete il vostro tesoro. Quel pomeriggio, quando la marea si abbassa, George conta 5 passi giganti dal terzo palo del molo. Insieme a Marco scava nel punto esatto. Ma il tesoro non c'è. Poi Marco vede qualcosa un po' più in là. Guarda, George, dice indicando l'oggetto. È il nostro forziere. La marea era stata così forte da spostare il loro tesoro. George apre il forziere, ma è vuoto. Il tesoro è sparito. Marco ha perso il suo oggetto preferito, la collana con il lupo d'argento. George vuole trovarla, ma se è finita in mare non la recupereranno mai. Poi George si ricorda che forse c'è qualcuno che può aiutarli. I delfini sono bravissimi a trovare le cose. E magari il loro compagno di giochi può usare il suo sonar per trovare la collana. Ta-da! In pochissimo tempo il delfino arriva con la collana attorno al collo. Ora George e Marco hanno un tesoro in più, un nuovo amico. Ed ora un piccolo esperimento. Facciamo le onde. Giorgio e Marco hanno imparato tante cose sulle maree durante la loro gita in spiaggia. Però non devono per forza andare al mare per vedere le onde. Possono farle anche a casa. Ok, leggiamo di cosa abbiamo bisogno. Una bottiglia pulita da 2 litri con il tappo a vite. Acqua, olio per cucinare, colorante alimentare blu. Procedimento: riempi la bottiglia per 2/3 con l'acqua. Aggiungi alcune gocce di colorante alimentare per far assomigliare l'acqua a quella del mare. Poi riempi tutta la bottiglia con l'olio e chiudila col tappo. Appoggiala in orizzontale e lasciala ferma per 1 minuto. Fai oscillare la bottiglia da un lato all'altro, tenendola alle 2 estremità e crea le onde nel tuo mare in bottiglia. Lo sapevi? George ha imparato che i delfini sembrano pesci, ma in realtà sono mammiferi. Lo sapevi che anche la balena e il lamantino sono mammiferi? Significa che respirano l'aria, accudiscono i cuccioli e hanno il sangue caldo. Ecco altre curiosità sui delfini. Viaggiano in gruppi chiamati branchi, formati in genere da 10 o 12 delfini.
Riescono a restare immersi fino a 15 minuti, ma non possono respirare sott'acqua. Possono avere fino a 250 denti. Ed ora un piccolo indovinello. Terra o acqua? I delfini respirano l'aria, ma vivono nel mare. Guarda gli animali qui sotto. Quali vivono sulla terraferma e quali nell'acqua? Il pesciolino nell'acqua. Il granchio nell'acqua. La balena nell'acqua. Il maiale sulla terraferma. L'uccellino sulla terraferma. E lo scoiattolo sulla terraferma. Amici, se è piaciuta anche a voi, ricordate di iscrivervi al nostro canale.